dei 14 milioni di euro che da Roma abbiamo destinato alla manutenzione di ponti, viadotti e strade della provincia di Enna, una parte di questi sarà destinata anche al ponte Morandi di Gagliano. A comunicarlo il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Gerrizzo. Il viadotto in questione collega la città di Gagliano verso Nicosia e Nissoria, ex strada provinciale 85. Un percorso essenziale per la provincia, spiega Gerrizzo, perché il ponte insiste sull'unica arteria destinata alla circolazione di automezzi pesanti. Non è possibile pensare che uno strumento quale il superbonus debba avere in 2 anni decine di modifiche, si mette a rischio la sua utilità e le tante imprese che si sono impegnate a fare gli interventi. Così la presidente ANCE Enna Sabrina Burgarello, che così prosegue. Dopo le ultime modifiche il sistema bancario ha bloccato tutte le procedure, creando sconcerto nelle aziende che si trovano con milioni di lavori fatti e nessun ricavo, con dipendenti, fornitori, contributi e tasse da pagare che non possono avere copertura adeguata. Servono chiarezze e risposte rapide, conclude Burgarello, altrimenti entro fine anno avremo decine di imprese a rischio fallimento. Il prefetto di Enna Matilde Pirrera ha consegnato alla delegazione territoriale di Sicindustria l'attestato di benefattore dell'ambiente. Il riconoscimento rientra all'interno del progetto Adottiamo il nostro ambiente. Siamo molto felici di questo riconoscimento, hanno detto Fabio Montesano e Marina Taglialavore, perché rinsalda ancora di più quel patto sociale che Sicindustria ha fatto con questo territorio e con i suoi cittadini. Il comune di Troina e la Croce Rossa hanno concluso una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. Raccolti circa 2.000 euro che l'assessora Silvana Romano e il presidente Alfio Di Costa hanno inviato tramite bonifico bancario al Comitato Nazionale di Croce Rossa Italiana per essere destinati all'assistenza umanitaria. Il maestro ennese Giuseppe Panettiere ha conquistato la medaglia di bronzo all'International Karate Championship Memorial Carlo Enge, che si è svolta a Montecatini Terme lo scorso weekend. Un ottimo test per l'atleta ennese in vista dei campionati europei che si svolgeranno nel prossimo mese di novembre. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.